Lo scorso sabato 25 giugno, presso l'aula consiliare di Sulmona, si è tenuta una tavola rotonda di presentazione del libro di Pasquale del Cimmuto, dedicato agli scultori abruzzesi che hanno operato nell'Ottocento e nei primi del Novecento, dal titolo La bellezza di Elena e dell'oro, Abruzzo e abruzzesi nella scultura dell'Ottocento e dei primi del Novecento. È un capitolo molto trascurato dalla storia dell'arte, per cui noi abbiamo intrapreso questa operazione di recupero e di valorizzazione di questi nomi che sono stati trascurati in passato dalla critica ufficiale. La gente conosce, il grosso pubblico conosce nomi come Barbella, Tantino, Evangelista, ma non conosce tante piccole realtà locali trascurate e misconosciute. L'opera si concretizza in un volume di oltre 300 pagine, nel quale sono elencati in maniera alfabetica questi scultori che sono stati ritrovati nelle pieghe della memoria storica e sono stati, di cui è stato usato il capitoletto La vita e le opere. Esiste poi un ricco concordato iconografico che aiuterà il lettore a meglio comprendere la qualità e il valore di questi scultori attraverso le loro opere. Questo testo di Pasquale del Cimmuto, dedicato agli scrittori abruzzesi dell'Ottocento e del Primo Novecento, è un'opera importante di riscoperta e valorizzazione di un vastissimo numero di scultori che altrimenti sarebbero caduti nell'oblio e nel dimenticatoio. L'occasione per questa città di ospitare la presentazione del volume è una circostanza particolarmente gradita per l'amministrazione comunale perché consente appunto di tenere a battesimo un'opera letteraria che è dedicata proprio allo studio e alla rivalutazione degli scultori abruzzesi dell'Ottocento e del Primo Novecento. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha concesso il patrocinio a questa iniziativa ed è ben lieta di ospitarla nell'aula consiliare del Comune. La bellezza di Elena e del bronzo di Pasquale di Cimmuto e della ricostruzione anche di una serie di iniziative e la messa insieme anche di diversi personaggi che ultimamente non erano stati avvicinati, non erano stati citati. Quindi anche questo è un volume che si attaglia molto sul percorso della memoria storica. Le iniziative che si sono prese in questi giorni hanno avuto una grande partecipazione. Una iniziativa, questa importantissima, iniziative che comunque rimettono al centro la cultura.